Servizi sociali nel caos a Torre del Greco. Non manca la solidarietà e la vicinanza degli utenti e l'appello alle istituzioni. Dopo la manifestazione di ieri mattina ai Molini Marzoli e la presenza anche dei rappresentanti sindacali di CISL e UIL, ai microfoni di TV City abbiamo ascoltato Salvatore Festevole, portavoce delle famiglie dei disabili, e Giovanni Colardo. Credo che il servizio che svolgono queste ragazze, anzi, dovrebbe essere anche rafforzato a questo punto, perché 8 unità a 10, 8/10 unità sociale non copre bene tutto il popolo torrese. E innanzitutto un lavoro svolto di 2 anni per le UVI, per i centri polifunzionali, centri sociosanitari. Queste ragazze svolgono un lavoro molto, molto efficace, e tutto ad un tratto, dopo 2 anni, devono andare via. Poi iniziamo di nuovo come fanno con gli assessori, dalla Pirozza passiamo alla Nonella Esposito. Mo ci sarà, come sentito dire, un altro cambio, perché l'Antonella Esposito ha dato dimissioni e ci sarà qualche altro cambio, ma non andiamo bene così, perché noi i servizi dei nostri figli e delle nostre nonne vanno sempre indietro. Non si può andare avanti, perché se ogni volta che si fa cambio devono inserire altre persone, si inizia sempre da capo, e iniziando da capo non si va bene, perché i servizi vanno sempre indietro. Ecco, che significa per un utente perdere la continuità? Noi vogliamo un servizio continuo, non vogliamo che si fanno queste accordi sotto banco, perché a noi degli accordi sotto banco non ce ne vogliamo interessare. Però devono fare lavorare con criteri alle persone di competenza. Noi vogliamo la competenza sociale per i nostri figli e per le persone anziane e per tutto il sociale. Una battaglia sostenuta anche da molti cittadini. Sono qui a sostenere i lavoratori dei servizi sociali, perché in questa città, anche nella nostra regione, c'è sempre precariato. Questo precariato poi va a finire che ha danni nelle famiglie, perché dopo 2 anni, dopo una famiglia che si abitua a capire i servizi sociali, o perché i nostri figli che hanno le politiche sociali, non devono cambiare in questo modo. Noi facciamo un appello anche alle istituzioni, che devono cambiare, che dopo 2 anni cambiano gli operatori sociali. Purtroppo pagheranno le famiglie, pagheranno, perché non hanno il piano sociale, segnalato dalla regione, che è stato sempre inconforme. Oh, cambiano gli assessori per cosa? Cambiano gli operatori per cosa? Vogliamo sapere se ci sono veramente favoritismi in questo modo. Vogliamo sapere che la gente perde la fiducia, già stiamo perdendo, che non ci rendono i servizi che noi paghiamo. Adesso i nostri figli subiranno anche queste cose, perché si abituano anche all'operatrice, si abituano perché prendono un certo, entra nella famiglia l'operatrice. E io questo sono venuto oggi a sostenere i lavoratori precari, perché qua in questa città o diventi disoccupato o sei precario.